Ciao a tutti ragazzi, in questo breve video vedremo come accordare la chitarra tramite un accordatore cromatico a clip, cioè che non utilizza il microfono per sentire il suono ma bensì le vibrazioni tramite questi due sensori che ci sono qui. Questo accordatore è cromatico, ciò significa che prende tutte le note. Per poterlo spegnere e accendere si preme, si tiene premuto e si spegne. In questo momento è nella selezione G che sta per guitar, oppure B basso, V violin, U ukulele o C chromatic. Di conseguenza prende tutte le note esistenti, mentre in questa modalità G che sta per guitar prenderà solamente il Mi, la Re, il Sol e il Si, nessun'altra corda. Per la chitarra non ci interessa che riconosca tutte le note, in quanto le corde della chitarra sono solamente Mi, La, Re, Sol e Si. Rispettivamente si iniziano a conteggiare dal basso verso l'alto, quindi la prima sarà il Mi, Si, Sol sarà la terza, Re la quarta, La la quinta e Mi basso la sesta. Nell'accordatore non troveremo le note Mi, La, Re o Sol, bensì troveremo delle lettere che corrispondono, come potete vedere qui di fianco, ogni lettera corrisponde a una nota, a partire dalla A che è il La e poi a seguire. Ok, a partire dalla prima corda che è il Mi cantino dovremo di conseguenza cercare nel nostro accordatore la E. Qua mi dà la D, quindi di conseguenza sono un Re, devo salire di un tono e andare al Mi. Ecco, qua è cambiata, 1 E che sta per prima corda Mi e c'è una freccetta che mi porterà al centro. Una volta che sarò al centro, la corda sarà accordata. Quando la corda è accordata, il display cambia colore e diventa verde. Successivamente passiamo alla seconda corda che è il Si e sarà un B, quindi dovremo cercare un B nell'accordatore. Quindi siamo ad A, ci manca poco per arrivare al B. Eccolo qua, B, 2B. Arriviamo al verde, al centro, ed è accordata. Quindi, se siamo dietro il centro, vuol dire che è scordata e dobbiamo tirare. Se siamo oltre, vuol dire che è troppo tirata e dobbiamo mollarla un po'. La terza corda è il Sol, e sarà un G, quindi dobbiamo... Vediamo cosa abbiamo. Abbiamo già quasi un Sol, dobbiamo tirarlo leggermente. Il Sol. La quarta corda sarà il Re, quindi un D e dobbiamo... Vediamo cosa abbiamo. Abbiamo un B, quindi per arrivare alla D dobbiamo salire due toni. D. Eccoci qua, abbiamo un Re, 4D, che sta per quarta corda nota Re. Il La, che equivarrà a una A. 5A. Quinta corda A, ecco qui 5A, tiriamo ancora, eccoci qua, troppo, ok, e l'ultima corda che sarà 6E, come la prima, però di una diversa tonalità, B, quindi dobbiamo salire, D, abbiamo 6 E, dobbiamo ancora tirare, troppo, e così è accordata. Tenete conto che le corde nuove tenderanno a scordarsi perché hanno necessità di essere abituate al tiraggio, per cui prima di accordare la chitarra nella maniera corretta ci vorranno più e più accordate, soprattutto quando le corde sono nuove. Una volta accordata,